fila su, capito? 11.000 migranti salvati in 48 ore nel canale di Sicilia. I guardiacoste italiani hanno coordinato una settantina di operazioni di recupero, come questa effettuata da volontari spagnoli. Sui barconi dove erano stipati i migranti provenienti soprattutto dall'Africa subsahariana sono state recuperate anche le salme di 28 persone morte durante la traversata dalla Libia. Ma mentre la nave Dattilo della Guardia Costiera si avvicinava a Catania trasportando oltre 1.000 naufraghi, a bordo ne sono nati altri 3, 2 maschetti e una femminuccia. Per venerdì è previsto l'arrivo ad Augusta della nave Libra con un altro migliaio di persone e della nave Astral che traina un barcone con una ventina di corpi. Destinazione Pozzallo invece per i 450 a bordo della Corsi, anche se il locale hotspot è già al collasso. Ora le istanze europee propongono con più forza di investire in Africa per evitare l'emorragia di popolazione. Se ne dovrebbe parlare al prossimo vertice del 20 ottobre.